Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Oggi incontrerò Umberto Poli, corridore diabetico del team Novo Nordisk. Ho avuto il piacere di conoscere Umberto nel 2017, quando insieme andammo in fuga alla Milano-Sanremo. In questo video gli farò alcune domande riguardo a quella che è la sua vita, ma soprattutto riguardo al progetto Novo Nordisk. Però dovrebbe arrivare qua, siamo andati in punto di ritrovo qui al parchetto. Oh, eccolo! Ciao Alan! So che non arrivassi più. Allora, sei pronto per andare a fare un giretto? Sì, giretto proprio easy, però è una sgambatina perché devo farti... Dai, su, devo su, farti tante domande. All'ora. Umberto, cioè noi non facciamo il ritmo Milano-Sanremo 2017, no, lo dico subito. Il diabete di tipo 1 insorge per cause ad oggi ancora sconosciute. Nel mondo colpisce circa 40 milioni di persone e non ha nulla a che vedere con l'alimentazione, l'obesità o il cattivo stile di vita. C'è una squadra di ciclismo professional, il team Novo Nordisk, che da 10 anni grazie al suo progetto sta dimostrando che è possibile fare sport di alto livello anche con questo tipo di malattia. In questa squadra corrono 18 corridori di 13 nazionalità diverse, tutti affetti da diabete di tipo 1. Umberto fa parte di questo team. Ma te la ricordi quella Sanremo 2017? In fuga dal chilometro 1, ripresi praticamente a sotto Capo la cipressa. Sì, sopra la cipressa. Te l'hai ripreso un pochino prima di me, ok. Sì. Bellissima giornata, sempre a tutta, doppia fila, bei tempi. Ma tu li stai ancora vivendo perché... Io sì. Da quanti anni corri nel team Novo Nordisk? Allora, quest'anno sono 6 anni da professionista. E prima avevo fatto altri 2 anni di Under 23, sempre con il team Novo Nordisk. Il team che prende il nome dall'azienda che produce insulina, giusto? Sì. La Novo Nordisk appunto è la multinazionale dove produce più del 60% dell'insulina mondiale e quindi da qui prende appunto il nome del team. Ma la mia curiosità è capire come funziona il sistema per reclutare i nuovi corridori. Sì, allora il sistema è un talent ID, appunto c'è questo campo dove qualsiasi persona affetta di diabete di tipo 1 può partecipare. C'è un training camp, dove viene fatto? Io l'avevo fatto in America, ad Atlanta, dove la mia squadra ancora oggi ha la sede. E mentre adesso negli ultimi 2-3 anni hanno portato questo Talent ID in Italia, quindi più vicino insomma, ecco. E con il requisito essere affetto da diabete di tipo 1, sì. Giusto? Quindi ma controlleranno tutte le carte. In quanti vi siete presentati ad Atlanta? In quanti eravate? Quell'anno saremmo stati in una quarantina, cinquantina corridori. E poi cosa succedeva? Facevate delle gare, dei trials, non so? Sì, facevamo dei test che ancora oggi si fanno, praticamente facevamo delle cronometri individuali e dopo dei piccoli gruppi che ci dividevano e facevamo... Scattarsi in faccia di ignoranza? Sì, anche. Sì, ignoranza pura. Okay. E dopo si facevano degli allenamenti tutti insieme per vedere... chi era più adatto alle caratteristiche, chi aveva più attitudini, sì, okay. Naturalmente. E dopo si fanno dei test da sforzo come al giorno d'oggi. Adesso funziona ancora così o si dedicano solo ai test FTP adesso, o fanno sempre le gare così sociali? No, adesso si dedicano più ai test appunto e poi agli allenamenti tutti insieme, dove si vede chi va di più in salita e chi in pianura, insomma, ecco. Quando hai scoperto di essere diabetico? Allora, io ho scoperto di essere diabetico a 16 anni. E... Ma correvi in bici già? Sì, era fatalità, era a ottobre, mi ricordo ancora il 12 ottobre del 2012, ero una delle ultime gare di allievo prima che passassi junior e stavo male e alla fine son dovuto essere ricoverato in ospedale d'urgenza perché non stavo bene
e lì mi hanno detto appunto che avevo il diabete di tipo 1. Com'è stato a prendere la notizia? Oddio, all'inizio? Subito, sai, allora sono sincero, a dire la verità, a 16 anni non sai cos'è il diabete, okay, in generale, quindi quando te lo spiegano, allora lì cominci a capire, ma neanche ancora entri nel mondo di cosa vuol dire. Allora ti hanno detto, c'è la possibilità, Umberto, che non potrai più correre in bici? Anche, mi hanno detto anche questo, sì. Però me l'aveva detto un infermiere, me lo ricorderò sempre, e lì proprio, sai... Ti è cascato il mondo addosso. Mi è cascato il mondo, perché avevo appena firmato con la squadra con cui passavo, e sai, ho detto, cavoli, ora che cosa faccio? E quindi lì ti sei fermato? Non hai più corso? No, io sono andato contro tutti e contro tutto, e fatalità, sai, non è facile che anche un manager dica sì, accetto un ragazzo con il diabete di tipo 1, perché anche al giorno d'oggi negli qualsiasi sport si tirano un po' indietro, no? Perché hanno paura di come si gestisce, perché nessuno sa di come si gestisce questa malattia. E quindi niente, il mio manager mi aveva detto che praticamente che non ci sarebbero stati problemi, che avrei potuto correre lì con loro tranquillamente e che mi aspettava, quindi ho dovuto fare tutta la parte di riabilitazione, perché vai a perdere tutta massa muscolare, perché va a mangiare la massa muscolare, perdi tanti chili e devi capire, con i dottori ti insegnano a quanta insulina devi iniettarti e a cosa devi mangiare, tutte queste cose qua. E poi nel giro però di 2-3 mesi io ero già in bicicletta. Ah sì? Sì, 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 subito dopo, io testardo. Cioè che la forza di volontà ha fatto la differenza. Sì, tantissimo. Comunque Umberto, io per riassaporare vecchie emozioni ti propongo di fare qualche chilometro allo stesso ritmo della Sanremo 2017, quando eravamo in fuga. Va bene. Ci stai? Dai, sì. Dai! Tiro meno stavolta, Time out, Umberto, basta, non sono più allenato per fare queste cose. Quali sono le difficoltà maggiori che hai dovuto affrontare in questi anni? Ma in questi anni difficoltà sono tante. La gestione della glicemia è difficile per chi ha il diabete di tipo 1 in allenamento, ma soprattutto in gara, quando hai tante componenti che si uniscono, come l'adrenalina, che è un altro grande fattore, che appunto porta a dei balzi di glicemia alti o anche che si abbassano. E poi la nutrizione al giorno d'oggi è la base di tutto. Come vediamo, un nutrizionista è sempre presente nelle grandi squadre, e quindi questo ci aiuta tantissimo a gestire la malattia molto bene, sia a casa che anche in competizione. Quindi siete tutti seguiti da un nutrizionista? Sì, 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 abbiamo un nutrizionista all'interno della squadra e che ci aiuta a gestire al meglio la glicemia, magari preferendo, non so, pasta di farro piuttosto che pasta normale, in modo tale che abbia un indice glicemico più basso e comunque anche per il recupero aiuta molto, insomma. In corsa che cosa mangiate? Ma in corsa normalmente non cambia tanto dalle altre persone, quindi abbiamo sempre le barrette, gel, panini, delle volte i massaggiatori ci preparano anche dei biscotti fatti da una pasticceria, e quindi siamo comunque sempre molto golosi, quindi mangiamo roba zuccherata anche noi, perché alla fine della fiera le calorie si sprecano. Come tenete monitorata la glicemia?
Ma noi tutti i giorni, per la vita di tutti i giorni, abbiamo il CGM, che è un sensore che rileva la glicemia in tempo reale, e la utilizziamo come nella vita normale anche in corsa, per anche essere corso, okay, monitorati, appunto, per non avere problemi durante le gare. Quindi questo dispositivo ti aiuta a capire qual è il momento giusto per ingerire zuccheri? Sì, va ad anticipare praticamente le varie fasi di ipo e di iperglicemia, okay, quindi ti aiuta a non stare basso di zuccheri o troppo alto. La vostra squadra trasmette un grande messaggio, un messaggio molto importante, che anche col diabete si può fare qualsiasi cosa, si può fare sport ad altissimo livello e ovviamente si può avere una vita normale. L'obiettivo della nostra squadra, appunto, è questo di aiutare, di ispirare le persone e di educarle, sì, e di educarle nella gestione del diabete, e dire che si può, anche con il diabete, si può fare una vita normalissima e si può essere competitivi ad alti livelli in qualsiasi sport, nel ciclismo, ma qualsiasi altro sport che esso sia. Questa cosa è davvero bellissima. Caro Umberto, io adesso ti lascio andare perché tu ti devi allenare, io non devo correre. Ormai basta. Ho già fatto questa sgasatina con te, ne ho abbastanza. Ho riassaporato le emozioni della Sanremo 2017, adesso basta. Per oggi grazie abbiamo mille dato. Per grazie essere stato con noi. È stato un piacere. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like e commentare. Tu. E non ci resta che dirvi. E non ci resta che dirvi. Arrivederci. Arrivederci alla prossima. Puntata! Puntata! Non guardi i nostri video, Umberto! Non sei preparato! No. Ti perdono, dai. Va bene, grazie. Ciao. Guarda allenati, va. Ciao. Ciao.